Per la minoranza, ovviamente anche per voi, primo consiglio comunale qui a Serrara Fontana, partiamo proprio dal riassumere quello che è stato anche il vostro intervento, quindi quelli che sono i propositi, ecco, del vostro operato per questo mandato. Allora, il nostro proposito sicuramente come minoranza è quello che ho detto prima, ovvero che Irene possa veramente dare un segno di miglioramento generale e prefiggersi veramente trasparenza, obiettività e uguaglianza fra tutti i cittadini. Non è più possibile vivere in un contesto in cui ci sia tensione e in cui ancora oggi i rancori possano frammentare delle decisioni importanti per il bene comune del paese. Io penso che Irene abbia comunque le carte in regola per poter fare bene e penso che lei possa essere anche orgogliosa di avere una minoranza, nella minoranza, due donne che sicuramente non la ostacoleranno, ma sicuramente vigileranno, controlleranno e hanno tanta voglia di confrontarsi e costruire con lei. Prima di passare a Palma, un commento anche sul fatto che è la prima esperienza, insomma, questo è stato anche un risultato importante dal punto di vista elettorale. È la mia prima esperienza, come si può notare anche la mia prima intervista. Sì, sono compiaciuta, sono veramente compiaciuta di aver avuto tutto questo sostegno e questo deve essere la forza per farmi ovviamente andare avanti ed impegnarmi ed essere presente costantemente, perché non si può deludere gli elettori, soprattutto con quel numero diciamo di consenso ricevuto, non si può stare dietro le quinte solo a guardare, bisogna veramente impegnarsi. Palma, controllo e vigilanza, ovviamente il compito della minoranza. Avete però garantito anche di non ostacolare quelle che saranno eventualmente le buone iniziative. Sì, esatto. Il nostro obiettivo è proprio quello, di fare un'opposizione che sia costruttiva e non distruttiva. Siamo aperti al dialogo, al confronto e speriamo che io mi auguro che il sindaco ha tutte le potenzialità per fare bene.